Ciao Tony, buon pomeriggio e bentrovato sulle Fonti TV. E buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Ciao Manuela, è sempre un piacere. Anche per me, Tony. Allora, che cosa dobbiamo? Ti do subito, ti lancio insomma una sorta di provocazione che è quella più consueta che si fa in questo periodo. Dati positivi, prospettive positive che ci riportano a una situazione economica migliore, però preoccupazioni da parte degli investitori per le future mosse delle banche centrali. È questa la risposta che stanno dando i mercati oggi? In parte, perché tu hai fatto un ottimo riassunto, ma io che seguo proprio il mercato pedissequamente da stamattina, un investitore sull'Italia, ad esempio, deve stappare lo champagne, ma anche lo stesso sull'Europa in genere. Ti spiego subito perché. Perché è vero che l'Italia fa più 0, lo diamo proprio in diretta, fa più 0,30. 0,27 per l'esattezza, ma attenzione che Wall Street nel suo indicatore principale, il future sullo Standard & Poor's, stamattina era oltre ben 4.200 e abbiamo riferimento ieri a 4.206 e in questo momento perde lo 0,62, meno Certo. 0,62 di Standard & Poor's, meno 1,20 di Nasdaq 100. Sono perdite che negli ultimi tempi, insomma, sono perdite che hanno sempre sensibilizzato, sono sempre state come market mover importanti e deterrenti per gli investitori europei. Invece vediamo FTSE MIB, ad esempio, io guardo il future, ma possiamo parlare dell'indice perché future e indice fortunatamente in questo periodo costano uguali, in quanto il flusso cedolare è già stato dato e quindi abbiamo finalmente il pareggio tra indice e future. Abbiamo un 25.440 quasi sui massimi di giornata e questa è una stranezza che ti assicuro succede una volta ogni 20, succede, ma succede raramente di vedere una pesantezza così importante sull'indice americano, sul Nasdaq 100, è un FTSE MIB addirittura sui massimi e quasi massimi assoluti che sappiamo essere quel Esatto. 25,550 visto l'altro ieri che non si vedeva addirittura dal 2008. E quindi abbiamo un chiaroscuro, abbiamo una Sì. giornata di Sì, chiaroscuro. sì, sì. E quindi facciamola con calma, visto, beh, insomma, per quello che riguarda l'Italia, conferma alla grande il suo trend, conferma questo sfondamento, questo ritrovamento dei 25.000 punti e stranamente oggi, stranamente, io sono contento quando l'Italia sale, stranamente di fronte a uno Standard & Poor's che lascia 30 punti in questo momento sul campo, poi abbiamo visto parecchio volatile, abbiamo visto addirittura un future su un minimo a 4.165, abbiamo la tenuta dell'indice italiano, la tenuta anche della Germania, con 15.605 di future, che siamo sul record assoluto storico. Vedo sì l'IBEX su pelo negativo, comunque Sì. sempre che in tenuta, e poi il grande K40, la sorpresa secondo me del 2021, K40 e FTSE MIB li metterei insieme, più K40 addirittura, insomma, che ha avuto questi dati dei PMI molto sorprendenti rispetto a quanto ci si aspettava. L'Italia è quella che ha dato di più perché i dati sono tutti positivi: Germania, Francia e Italia, quelli che ho visto, quelli più rappresentativi. L'Italia è quella che è scattata maggiormente di più rispetto al forecast o alle aspettative che si erano dati, ma che sappiamo per la borsa hanno importanza perché gli esperti si focalizzano su un determinato target e quello che conta è il differenziale, la differenza. E quindi io vedo, l'hai detto te esattamente, non sono riuscito a correggerti, vedo questo 53,1 contro un precedente a 47,3, un forecast a 47,9, e quindi superare già, l'hai già detto, di 50, la famosa soglia dei questionari, che significa ripresa e positività. Assolutamente, sì, guarda, no, no, ottimo perché poi peraltro tu hai giustamente anche parlando dell'indice italiano parlato di questa soglia psicologica dei 25.000 punti, ti chiedo una cosa ancora su questo, poi facciamo altre analisi del caso, era dal 2008 che non riusciva l'indice a superare questa soglia e cosa succedeva? Ogni volta che insomma arrivava lì lì appunto come dire, il mercato lo respingeva, no? Perché? Perché di base ovviamente
2008, parliamo dell'altra grande crisi, insomma, visto che abbiamo appena, anzi, stiamo cercando di superare quella del Covid, per la debolezza di fondo dell'economia italiana. Peraltro sappiamo che l'indice italiano è spinto al rialzo, al ribasso dei titoli bancari, quindi abbiamo detto tutto. Tu pensi che in questo momento ci siamo? Cioè, visto che siamo tornati indietro con la mente al 2008, quando questa soglia era stata superata e poi non più, riuscirà a tenere l'indice a questo punto, visto che si parla ancora sì di previsioni economiche al rialzo, però dobbiamo, è tutto ancora da vedere, insomma, mi verrebbe da dire, Tony. Allora, le previsioni economiche a rialzo devono essere a rialzo per forza, attenzione, nel senso che dopo un anno pandemico così, insomma, era necessario fare quel 4,5-5%. Speriamo che siano ulteriormente superiori a quelle programmate. Per me è possibile avere anche 5-5,5%. Il governo punta al 5% del PIL di allora rialzo. Io punto il 5,5. Oh, va bene. Ma okay. Sono cose, adesso io e te non ci sentiamo, ma Alessandro, che mi sente tutti i giovedì, lo dico, io parlai addirittura, insomma, dopo Draghi, anche di obiettivi importanti, e ho sempre sostenuto che Fuzzimib, sempre, chi mi sente lo sa, che Fuzzimib, secondo me, quello che a fine anno sarà l'indice che performerà meglio al 2021. Ovviamente l'arretratezza del Fuzzimib la sappiamo qual è, che è, ma se uno entra poi a gennaio del 2021 e lo conduce, i soldi li riesce a guadagnare ugualmente al di fuori dell'arretratezza che ha. Anzi, io la giudico un vantaggio per chi deve entrare. Sì. Detto questo, oggi abbiamo questa giornata per me eccezionale del Fuzzimib che si conferma sui massimi. Devo dire che l'anno scorso tentò il Fuzzimib a febbraio, il 19 febbraio, con un massimo simile a quello, un po' meno massimo di quello che abbiamo visto l'altro ieri, però poi ci fu il Covid. Devo anche dire che per me l'Italia può farcela, rispondo sì alla tua domanda. Rispondere, evidentemente deve esserci almeno una tenuta sostanziale degli indici americani. Non chiedo il trionfo del Nasdaq col trionfo dello Standard & Poor's, siamo già stati abituati gli anni precedenti, però una tenuta sostanziale. È chiaro che non posso immaginare un'Italia 28.000 con uno Standard & Poor's che ti va a 3.700 da 4.200. Questo certo. Quindi, se dovesse rimanere sostanzialmente, non chiedo neanche delle performance straordinarie di S&P, chiedo un sostanziale consolidamento e mantenuta delle posizioni. Io credo che l'Italia abbia molto upside e, ripeto, anche i motivi essenzialmente dovuti al fatto che, a parte che le banche stanno un po' riprendendo, perché quando l'economia riparte il sistema bancario, le banche tradizionali hanno più chance, ma il secondo motivo è che, secondo me, io sono di quelli che pensano che l'inflazione sarà un po' più duratura di quello che sperano le banche centrali, ma malgrado questo l'Italia, grazie anche ai suoi bancari, ha quei connotati che nei suoi sottostanti, a cui l'inflazione dispiace un po' meno. Perché? Perché l'inflazione fa paura, giustamente, ma più che altro parlo dei mercati finanziari, fa paura perché hanno paura del tapering e le banche centrali che appunto, possono. Appunto. Ma tu te l'aspetti? Tu te l'aspetti, scusami Tony, a breve o manca ancora un po' secondo te? Perché si dice BCE che potrebbe parlare e cominciare a parlare di mini tapering la settimana prossima, perché poi è settimana prossima la riunione della BCE, la Fed che potrebbe cominciare a dare segnali di allentamento, o ancora è presto? Allora, io mi aspetto che invece l'inflazione ci sarà dovuta a una forte ripresa dell'economia e a quello che succede ai colli di bottiglia, all'aumento delle materie prime, al fatto che c'è maggiore spesa artificiale, consumo, iniezione di liquidità anche da parte della politica fiscale, che è una novità assoluta che avviene dal 2020. Prima avevamo solo le banche centrali che pompavano, invece la componente fiscale, ovvero i soldi direttamente alla gente, deve portare, per me necessariamente, un'inflazione più importante di quella che avevamo visto gli anni precedenti. Quindi credo però anche che un'inflazione fastidiosa, però abbastanza composta, cioè prevedibile, che tutto sommato può danneggiare inizialmente la borsa, ma l'Italia un po' meno, perché ad esempio se
alle nostre quattro banche, diciamo, tradizionali, perché poi ci sia anche Banca Generale, c'è anche Fineco, c'è anche Poste Italiane, ci sono vari assicurativi, ci sono tutte quelle banche che fanno più gestione. Ma diciamo Intesa, UniCredit, BPER, Popolare di Milano, queste banche qui, avere un tasso, un aumento del tasso che si muove dallo zero, anche ipotizzare questo sicuramente galvanizza. Secondo me galvanizza il comparto bancario ulteriormente, e Certo. forse questa brillantezza la dobbiamo anche ultima, magari non degli ultimissimi giorni, la dobbiamo anche a questo. E quindi tutto sommato, ecco perché ho l'idea che l'Italia possa performare meglio. Inoltre abbiamo nella composizione del listino anche magari il grande petrolifero dormiente che si chiama Eni, titolo che viene da lontano, però che ha scontato tutto l'importanza inferiore strategica che ha l'oil, il petrolio tradizionale, perché andiamo di fronte a energie alternative, ha scontato il suo prezzo. Io credo che il management di Eni rivoluzionerà in qualche modo i suoi progetti industriali, lo sta già facendo attraverso diversificazione del business, e quindi sono positivo un po' sui componenti. E se sono positivo sui componenti, li dico tutti, insomma, particolarmente la Enel, che adesso sta soffrendo, ma perché è un titolo anticiclico, il titolo Eni, i bancari, che ho sempre sconsigliato, cominciano invece a entrare nell'occhio del mirino. Mi piace moltissimo Stellantis, mi piace Ferrari, mi piace Campari, mi piace Azimut, mi piace, cioè, mi piacciono quasi tutti, dico tutti, anche Unipol, la stessa Generali. Credo che tutto sommato, in questa pandemia che abbiamo di euforia dei mercati finanziari, l'Italia sia stata un po' dimenticata, e quindi in un momento di ripresa abbiamo ancora dei prezzi a sconto rispetto a tutti gli altri asset. Ecco, è questo. E in un momento in cui non si bada al sottile, si comprano asset perché lo sappiamo perché, insomma, i movimenti delle banche centrali hanno costretto tutti gli investitori a rivolgersi agli asset azionari. Ecco, in questo momento io credo, salvo pirolette particolari, che l'Italia andrà un po' meglio degli altri. Ok, sì, sei convinto sostenitore, ma nel senso hai detto anche perché, quindi basandoti su dei dati concreti, hai detto tu, seguendo i mercati, insomma, dell'Italia, delle potenzialità dell'Italia in questo momento, e io, insomma, sono ben felice di sentirtelo dire. Visto che hai citato il petrolio e anche l'oro, e c'è una domanda sull'oro, ovviamente sul petrolio, adesso stavo mostrando il grafico Eni perché l'hai citato tu, ma insomma il petrolio è ai massimi, lo ricordiamo, da 3 anni, dopo che nel meeting di 2 giorni fa i paesi produttori e gli alleati OPEC Plus hanno confermato l'allentamento dei tagli alla produzione fino a quest'estate. Intanto i titoli, appunto, di riferimento ne stanno beneficiando. In questo momento il petrolio sale dello 0,41 e a 69,05 dollari al barile, dopo la riunione dell'OPEC aveva superato la soglia psicologica dei 70 dollari al barile. Dicevo, c'è una domanda sull'oro e vado a prenderlo, che in questo momento è in deciso calo, lascia sul parterre l'1,93 a 1871 dollari l'oncia, però prezzi dell'oro che quest'anno sono saliti del 40%, diciamo che ha fatto questa ampia inversione a U, considerando i futures che erano scivolati in territorio negativo fino a un anno fa. La domanda che ti fanno sull'oro, ti leggo il messaggio paro paro di Lionello: buongiorno Manuela, chiedi a Tony se ha scucchiaiato il gold come ho fatto anch'io. Caro Lionello, loro sanno che io è il mio asset preferito. E appunto, Io lo sono so. anche sincero, oggi avevo degli impegni, e per cui mi sono messo a guardare i dati alle 2:30, 2, e poi a studiare, a leggere così. Improvvisamente, sorrido perché, insomma, improvvisamente mi accorgo che dell'oro, che l'ho visto stamattina viaggiare ai suoi soliti 1898, 1900, e c'è questo tonfo di 30 dollari. Che, sono sincero, ho provato anche a chiedere in giro, a cercare, eccetera, non trovo al momento una giustificazione. Trovo una giustificazione, ma vedo però al contempo, ecco, io mi arrangio un po' con l'esperienza, che il tonfo dell'oro, anche se è importante, è sostanzialmente quasi la metà a livello percentuale di quello che fa l'argento. L'argento tonfa del Eh sì, 30, eh
3.4, se guardiamo il platino 3.4, se guardiamo anche il rame, il mitico rame che è stata la bandiera del 2000, fine da metà del 2020, non si fa altro che comprare rame 3.37, se guardiamo l'oro il 2%. Adesso, e quali sono i dati usciti? Uno prova, io sono un fondamentalista, per cui chiedo scusa, ci sarà stata anche una rottura di un livello tecnico, non lo so, però è tutto il settore delle materie prime che scende. Ma c'è stato il dato sul del lavoro, quello del pubblico, quello dell'altra agenzia, che ha visto una buona ripresa, 900, quasi un milione di posti in più, quindi sì, esatto. Non credo. Esatto, che esattamente 978.000, giusto per 978, ricordarlo. 978, il precedente era un po' meno, è stato anche migliore delle aspettative. Ma questo non dovrebbe contare. Vedo euro-dollaro, effettivamente c'è il dollarucchio che sta diventando più forte e questo potrebbe avere spronato la discesa dell'oro. Noi sappiamo che l'oro è quotato in dollari, il dollaro un po' più caro, oppure una prospettiva di dollaro che torna rivitalizzato. E questo effettivamente può avere inciso, ma su tutte le materie prime. Ma il dollaro, per fare un crollo del 3% medio, compreso il rame, l'argento, ripeto, il platino, e l'oro, mi sarei aspettato una figura e mezza di euro-dollaro, non quello che 50-60 pips. Quindi c'è una situazione che effettivamente faccio capire. Io propendo, per rispondere alla domanda, se hai scucchiaiato l'oro, sì. Visto che non ho trovato, insomma, sono io il re dell'intramarket, se non lo sa Tony, uno dirà, non ho avuto proprio il tempo per andare a cercare minuziosamente dei motivi. Sicuramente li leggeremo stasera, qualcuno farà delle ipotesi stasera o domani. Io credo che sia dovuto un sell-off tecnico, di natura tecnica, cioè queste materie prime all'unisono che tonfano del 2-3%, quando hanno corso, come diceva Manuela, tanto, specialmente rame, sì, argento, sì. Io credo che sia un sell-off di natura tecnica, quindi la scucchiata da sotto, spiega a Manuela che magari non conosce tutti i te lo stavo chiedendo, andare a prendere il cucchiaio, no? Te sei una sportiva, sai cos'è il cucchiaio, andare da sotto, è il calcio, il cucchiaio è quel calcio di rigore che viene battuto ad esempio colpendo la palla con la pianta da sotto, ti fa quella sorta di pallonetta e beffa il portiere, oppure la scucchiata da sotto nel basket vuol dire andare a prendere un pallone a un metro, mezzo metro da terra, fare un girigore e mandare a canestro in quella maniera lì. Quindi la cucchiaiata vuol dire prendere un asset che ti piace in un momento in cui sta scendendo forte per approfittare del calo di prezzo. Io potrei fare il furbo e dire sì, aspettiamo, monitoriamo con attenzione queste evidenze eccetera, però insomma tutto sommato piace essere diretto, direi che 1870 può essere un'ipotesi già brillante per, se sei vuoto, per un tentativo di accumulazione. Però ecco, se tu hai intenzione, questo lo dico prudentemente, di entrare con 10, entra con 0,3, ok. Prendi un terzo, perché effettivamente è un coltello che cade, a me piacciono i coltelli cadenti, ma col money management non si scherza. Diciamo che per stare esatto sulla, come dire, sul gergo anche più sportivo della un po' rallenti, no? Facciamo questa questo spiegato a rallenti. Esatto, a rallenti, che così almeno non ce la perdiamo, ma la facciamo in modo un po' più, cioè diciamo che riusciamo a tamponare meglio gli eventuali urti, no? Ecco. Senti, Manuela, vengo qui, non so niente, vedo meno $32 dell'oro. Certo. Certo. Io credo che sia uno storno tecnico. Meno 38, sì, esatto. Sì, tu pensi, è uno storno tecnico, è certo, assolutamente. E quindi sullo storno tecnico, su una roba che va molto di moda, si compra. Però entriamo con un terzo, poi abbiamo tempo di riflettere. Speriamo che magari ci possa rodere, però abbiamo tempo di riflettere, che quando succedono queste cose entriamo con poco. Non sono un codardo, però non con tutto. Per cui vai con un terzo della size che volevi comprare. Va bene.
Guarda, c'è un'altra domanda interessante di Mirko. Allora, lui dice: credevo che spostando gli investimenti dai tecnologici ad altri settori come ad esempio moda, food, energetici, il mio sonno sarebbe stato più sereno, ma mi accorgo che più o meno le notti insonni sono rimaste le stesse. È solo una mia impressione, e qui ecco la curiosità, o la ciclicità è sempre meno rilevante? Quando noi percepiamo determinati giri di portafoglio, ciclicità, spesso il mercato ha apprezzato già, quando noi abbiamo una sensazione di giro, il mercato ha già apprezzato questo giro. Io sono un mercatista e quindi tendo mai a snobbare quello. Io non so. Voi avete sentito, l'oro scende, bene, compro. C'è una evidente rotazione di portafoglio, dico, c'è già stata. Attenzione, ecco, quindi è una domanda un po' così, bisognerebbe vedere il momentum, quando hai preso, quando non hai preso, no. Io credo che il mercato sia sempre in equilibrio e quindi in questo momento se il Nasdaq sta performando un po' di meno è perché inizialmente a gennaio abbia prezzato già determinati tipi di rotazioni di portafoglio, come quelli legati al tasso di interesse, al tapering, a quello che vuoi, a una stanca di questi titoli pandemici che si sono esaltati per dei motivi che sappiamo, ma che forse non avrebbe alcuni titoli, non avrebbe senso che questi prezzi continuassero ad oltranza, perché vorrebbe dire pandemia ad oltranza, ma credo che tutto sommato io sinceramente che sia anche la moda, l'ultima moda di viaggi, insomma, cioè non è che voglio mettermi in corner, però questi ragionamenti, sì, lui dice, come non dormo prima bene col Nasdaq, non riesco a dormire bene neanche con la moda. Effettivamente sono prezzi sempre un po' altini, però è escluso la giornata di oggi, che poi vedo già un grande ripresa dello Standard & Poor's, che siamo già di nuovo a 4,2, almeno a livello di indici, che quelli che seguo io, non direi che siamo messi malino, anzi, Allora, ti rubo ancora una manciata di minuti, anche se sforeremo un attimino, ma poi ti saluto, Tony. Allora, abbiamo parlato dei bancari, delle banche. Chiaramente Augusto dice: domanda per Tony, gli NPL, i crediti deteriorati, faranno danni secondo te? L'NPL sono tutte domande di persone che vengono giovedì qui, perché l'NPL ha parlato, perché io dicevo sempre la stessa frasetta. Le banche andranno bene, eccetera, però attenzione, c'è un grosso punto interrogativo, perché effettivamente ci sono state delle moratorie concesse alla piccola impresa, alla microimpresa, ai liberi professionisti, un sacco di categorie, dove le banche, se hanno dei crediti, non possono chiedergli indietro. Sentivo, adesso non sono aggiornatissimo, però che è stata ulteriormente spostata questa moratoria, cioè le banche effettivamente non possono controllare e sapere la loro vera consistenza dei crediti. Può essere pericoloso? Sì. Sì, però la mia sensazione è quella che può avere anche Augusto che mi ha fatto la domanda, cioè quante categorie saranno in grado effettivamente, categorie professionali, piccole imprese, un po' meno aiutate delle grandi imprese, eccetera, a restituire interamente i propri soldi. Adesso siamo qui in allegria, eccetera, però il Covid ha fatto effettivamente i suoi colpi, per cui questo è uno dei dubbi che si possono avere sulle banche. Possono questi crediti non esigibili, che aumenteranno in percentuale, devastare una banca? Credo di no, credo di no. E quindi tutto sommato parte almeno di queste inesigibilità credo che sia nei prezzi, è scontato dal mercato, così come potremmo aspettarci delle sorprese negative, potrebbero esserci anche delle sorprese positive, perché gli NPL che verranno contabilizzati magari sono quelli che ci si aspetta e niente di grave. Certo, un'ultima domanda, così andiamo a toccare anche un altro settore, peraltro che adesso potrebbe diventare strategico vista la ripresa degli spostamenti, della stagione turistica. Parlo delle compagnie aeree. Un amico scrive: che succede alle compagnie aeree europee? Air France e Lufthansa ieri più 3%, oggi 4%, ballano. C'è da fidarsi a tenerle a medio periodo in portafoglio? Tony, cosa ne pensi del comparto? Cioè dei titoli che fanno riferimento al comparto.
Bisognerebbe vedere la grande capacità di un trader o di un investitore è quello di capire quanto può aver scontato di bello già un'azienda. È ovvio che sappiamo tutti che le aziende riprenderanno, che si tornerà alla normalità e quindi si scommette su questo, però evidentemente c'è su tutto una ragionevolezza, quindi se i prezzi vanno oltre a quello che era l'ordinarietà, evidentemente non conviene andare in acquisto. Adesso bisognerebbe vedere titolo per titolo. No, ecco, adesso io ho messo Air France perché ovviamente forse prima ho detto più, ma oggi fa meno, adesso meno 3,74%, quasi meno 4%, ieri invece segnalava che era in guadagno del 3%, ecco, questo per esempio è Air France. Certo, poi come dici tu bisognerebbe analizzarle nel dettaglio. Io tuttavia il settore aereo, così rispondo, sì, ho visto anche i grafici, tutto sommato c'è stata una grande euforia, poi un po' un ripiegamento, adesso un po' di ripresa, un po' di ripiegamento, sono tutte cose da acquistare. Io andrei a vedere i prezzi, così facciamo una sintesi, i prezzi del medi del fine 2019, o ci mettiamo anche gennaio del 2020. Okay. Farei riferimento di prenderli sotto a quelli, un 5-6% sotto a quelli, andare a azzardare dei trend di eccessiva ripresa oltre i prezzi prezzati è sbagliato, io userei questo modello di riferimento. D'accordo, allora, ottimo, grazie Tony, abbiamo parlato di tante cose oggi, mi ha fatto molto piacere ritrovarti, naturalmente sulle fonti TV ti troviamo tutte le settimane e poi ti seguiamo sui tuoi canali, quindi grazie ancora per la tua presenza e ti auguro una buona, un buon proseguimento di giornata. È stato un piacere, buonasera e buon giovedì a tutti. Grazie, grazie a Tony Cioli Puviani.